Quarto trionfo per Rudy Michelini e Rally Città di Pistoia, edizione numero 40. Il pilota di Lucca, affiancato da Michele Perne, a bordo di una Volkswagen Polo R5, si è tenuto a debita distanza l'equipaggio Federico Della Casa, Domenico Pozzi su Skoda Fabia R5 e Paolo Moricci, Paolo Garavaldi su Hyundai i20 R5, giunti nell'ordine. Intanto voglio fare complimenti all'organizzazione che, come sempre, ha messo in piedi una grandissima gara con tanti partecipanti, tante R5, quindi bene, tanto pubblico sulle prove. Peccato hanno annullato una prova di oggi per troppo pubblico. Delle volte ci si lamenta quando ce n'è poco, quando c'è troppo si annullano, vabbè. Comunque la gara bellissima, io con la Polo veramente ho avuto subito un ottimo feeling dall'inizio, sempre stato in crescendo, abbiamo fatto secondo me una bella gara senza rischiare niente, ma io penso che il passo c'è, ora vediamo la prossima gara fra 2 settimane al Maremma, vediamo di consolidare, dai. Molto soddisfatto, bellissimo, bel risultato per me, perché Rudy era stato bravissimo, era imprendibile, diciamo, per il nostro standard, e un bel test in previsione della gara e siamo molto contenti. È andata molto bene, ci siamo divertiti, la macchina l'abbiamo presa a mano un po' meglio sulle ultime prove, perché inizialmente dovevamo adattarci all'assetto nuovo che abbiamo montato e il fondo era un po' insidioso, però siamo andati in crescendo. È stata una bella gara, siamo soddisfatti, anche se è una terza posizione, si ambiva un pochino di più, però siamo molto contenti di come si è svolta la manifestazione. Fuori dal podio, quarto, si è classificato con merito il giovane locale Matteo Ciolli, affiancato da Alessio Migliorati con una Ford Fiesta R5. Quinta posizione all'ultimo tuffo per il valdinievolino Fabio Pinelli su Hyundai i20 R5 con Mancini alle note, che si è anche aggiudicato matematicamente la Coppa di Zona. Tra le auto storiche ha vinto un'altra Volkswagen, la Golf GTI del duo Pierucci-Sanesi. La gara è stata organizzata con grande professionalità dalla Pistoia Corse in collaborazione con l'ASCI Pistoia. Sì, molto soddisfatti. Fra l'altro la 40ª edizione continuativa, quindi non senza interruzioni, dimostra che ormai questa gara è matura. Però non ha perso niente negli anni del suo fascino, anzi negli ultimi 2 anni è ritornata a essere collegata con la città di Pistoia, di cui porta il nome, e quindi siamo molto felici che la conclusione sia in mezzo alla gente, con la gente felice, e di ammirare queste vetture e questi piloti che francamente danno il massimo sulla strada. Rudy Michelini, Michele Perna, sono loro i vincitori, ma quanto sarà